Oggi parliamo dello Spirito Santo. In particolare, voglio riferirmi a due cose che si imparano nelle comunità che di solito, che anch'io avevo capito in quella maniera quando frequentavo le comunità, però sono cose sbagliate. Ad esempio, per quanto riguarda lo Spirito Santo, una cosa sbagliata che non corrisponde al vero è il fatto che nell'antico patto, lo Spirito Santo cosa faceva? Andava e veniva dai credenti. Cioè, c'erano momenti in cui i credenti in Dio, appunto, anche allora, c'erano i momenti in cui i profeti, gli altri che credevano in Dio, c'era il momento in cui praticamente lo Spirito Santo prendeva, no, possesso del credente, del profeta. E in altri momenti poi se ne andava. Quindi praticamente c'è questa cosa che viene insegnata nelle comunità, almeno veniva insegnata e credo che ancora oggi ci sia, perché mi è giunta all'orecchio appunto una discussione che riguardava questi argomenti, che sicuramente alcuni ancora oggi lo credono, ma le cose non stanno così. Quindi questa credenza che lo Spirito Santo nel Vecchio Testamento entrava e poi se ne usciva così come era entrato, non è corretta. Capite? È vero che c'erano momenti in cui lo Spirito Santo era più potente, agiva in maniera più potente di altri momenti nel credente, nelle persone, nei profeti e in altri servitori di Dio. Però non faceva una misura di spirito, rimaneva dentro i credenti. Rimaneva dentro i credenti, altrimenti cosa succedeva? Nel momento in cui lo Spirito Santo usciva dalla persona, praticamente quello era morto, no? Perché che cos'è che ci vivifica? Cos'è che vivifica una persona che lo distingue da un non credente e dal mondo? Quello che lo distingue è appunto lo Spirito Santo che dimora in una persona. Nei non credenti non dimora e non ha mai dimorato, neanche nel Vecchio Testamento. Invece in coloro che credevano in Dio, che oggi pure credono in Dio, hanno dentro di loro. Perché credono? Credono perché lo Spirito Santo opera dentro di loro per fargli credere. È questo che avviene. Quindi non è che l'uomo carnalmente da solo può credere, può. E quindi non è corretto dire, pensare che nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo andava e veniva, perché altrimenti, cioè, come veniva ed erano potenti spiritualmente, potenti da fare qualsiasi opera che piaceva a Dio, quando se ne andava poi diventavano carnali di nuovo, come tutti gli altri increduli, come tutti gli altri bestemmiatori o nemici di Dio, capite? Se non c'è lo Spirito Santo, dopo cioè, diventano carnali come tutto il resto del mondo. Quindi non è corretto pensare questo, che lo Spirito Santo nel Vecchio Testamento andava e veniva dalle persone, dai credenti. Non è corretto. Ma diciamo, è vero che nel Vecchio Testamento si parla che a volte i profeti erano investiti, no? Erano investiti dallo Spirito Santo in maniera più potente. Questo è vero. Però non è che prima di essere investiti i profeti non avevano lo Spirito. Anche allora hanno iniziato in un momento ad avere dentro di sé lo Spirito e da quel momento l'hanno sempre avuto, se sono rimasti naturalmente in comunione con Dio, perché poi dopo, come anche è successo a Saul, no? Saul pure lui ricevette una misura di spirito che cominciò a profetare anche Saul, ma poi a un certo punto era agitato da cattivi spiriti, capite? Quindi da quel momento in poi, quando ha cominciato a disubbidire a Dio, ha fatto posta al diavolo praticamente Saul. E quindi si può benissimo pensare di Saul che dentro di lui non abitava più lo spirito di Dio. Questo lo si può anche pensare. Infatti la stessa cosa vale per Giuda, no?
Giuda, che fu scelto da Dio, fu scelto da Dio, fu dato a Gesù per compiere l'opera che doveva compiere. Gesù li ha conservati tutti, tranne il figliolo della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. In Giuda, quindi Giuda, come gli altri, fu scelto da Dio, ricevette quindi la grazia di essere salvato. Giuda andò insieme agli altri a cacciare i demoni, a guarire gli infermi per la potenza dello Spirito Santo che abitava in loro. E poi venne il momento in cui però Satana entrò in Giuda. Voi sapete bene che è scritto che nessuno può rapire le masserizie, no, di qualcuno se prima non lega, no, non lo lega. Quindi prima devi eliminare l'uomo forte, devi bloccare l'uomo forte per poter poi fare, no, rubare le masserizie di casa sua. Quando Satana entrò in Giuda, sicuramente lo Spirito Santo non c'era più in lui, altrimenti Satana non sarebbe potuto entrare in Giuda. Capite? Perché c'è proprio un passo in cui lo dice, che Satana entrò in Giuda. E poi lo andò a tradire. Fece quello praticamente quello che era secondo la volontà di Dio. Ora leggiamo, guardate un po', adesso abbiamo, ecco, un'altra questione, quindi abbiamo visto che la prima questione è quella dello Spirito come agiva nel Vecchio Testamento. Un'altra questione invece riguarda il Nuovo Testamento, praticamente. C'è un passo in cui dice che lo Spirito Santo è con voi, la Diodati dice, appresso di voi e sarà in voi. Ecco, questo viene un po' confuso questo passo. Perché? Perché anche nel Nuovo Testamento, anche prima che Gesù salisse in cielo, anche prima del battesimo con lo Spirito Santo, quindi del giorno della Pentecoste, quando fu sparso lo Spirito Santo, anche prima di questo, quando le persone credevano ad opera dello Spirito Santo che entrava dentro di loro, quindi in loro abitava una misura di Spirito che li rigenerava spiritualmente. Altrimenti non potevano credere, non potevano essere rigenerati se non era lo Spirito Santo che li rigenerava. Quindi l'errore dove sta? Nel pensare che i credenti prima della risurrezione di Gesù non avessero una misura di Spirito. Eh no. Questo non lo si può pensare, se no come facevano a essere credenti se uno non ha lo Spirito di Dio? Comunque dopo andiamo a leggere i passi, eh. Adesso sto facendo un'introduzione di due punti che affronteremo quest'oggi. Perché ho dovuto prendere questo argomento? Perché è successo in mezzo a noi, sono successe delle discussioni, perché qualcuno purtroppo ha ancora dei retaggi, cioè delle eredità dottrinali che provengono dalle comunità che hanno frequentato. Vedete quanto veleno, purtroppo è impossibile non bere del veleno da queste comunità. È così, quindi rimangono ancora degli insegnamenti che non sono veraci. Adesso andiamo a leggere, cominciamo subito con la questione del Vecchio Testamento. Vediamo un po' alcune cose, ad esempio a partire dal Salmo 51. Al Salmo 51, il Salmo di Davide, dopo che Davide peccò e peccò di adulterio e fece uccidere anche il marito di Bathsheba, dopo si pentì, Davide si pentì e tra le cose che nacquero dal suo pentimento c'è il Salmo 51. Quindi il Salmo 51 è come una preghiera di un peccatore, di un credente peccatore che si rivolge a Dio per ottenere nuovamente misericordia. E tra le altre parole che Davide, il Salmo 51 è un salmo da leggere bene tutto, deve essere studiato bene. Tutto quanto. Ma noi oggi leggiamo il passo, il versetto numero 11, quello che ci interessa per il nostro argomento.
Dice così: non, tra le altre cose che dice Davide, non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo Spirito tuo Santo. Adesso, se Davide sapeva che lo Spirito Santo andava e veniva, perché Davide era dolce cantore di Israele, era anche profeta di Israele, Davide era profeta. Quindi credeva in Dio, era profeta. In lui abitava lo Spirito Santo, se no come poteva profetare che lo Spirito Santo ha parlato per mezzo della sua bocca? Questo stesso salmo è un salmo che proviene dallo Spirito Santo. E in questo salmo dice appunto, fa questa richiesta a Dio, non togliermi lo Spirito tuo Santo, ma questa richiesta è logica che venga fatta se lo Spirito Santo alberga sempre dentro Davide. Mentre non sarebbe stato logico domandarlo se lo Spirito Santo andava e veniva. Sarebbe stato scritto, semmai avrebbe chiesto: Signore, continua a mandarmi lo Spirito Santo. Avrebbe dovuto dire in questa maniera. Se c'era scritto così, allora potevamo anche argomentare su questa falsa dottrina che gira, che dice che lo Spirito Santo nel Vecchio Testamento, nei credenti, andava e veniva, quindi entrava e usciva, faceva l'opera e poi se ne andava. E no, non è possibile, perché altrimenti quando lo Spirito Santo entra, vabbè, non ci sono problemi perché poi governa lui, ma quando usciva poi quella persona diventa carnale come tutti gli altri del mondo, cioè non è che, se no sarebbe... Cioè, senza fede, senza lo Spirito Santo non si può avere fede, non si può diciamo, osservare i comandamenti di Dio, seguire le cose che piacciono al Signore. Non si può senza lo Spirito Santo, altrimenti anche quelli del mondo, se no cominciamo a dire allora c'è possibilità anche per quelli del mondo che non hanno lo Spirito Santo di avere fede, capite? Dopo si aprono nel dire questa falsità, dopo si aprono tante discussioni, si aprono tante cose, tanti buchi a cui non si riesce poi a rispondere. Quindi anche nel Vecchio Testamento c'erano i credenti come oggi, che credevano in Dio, sempre per opera dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo albergava in loro. Cioè, non cambiava, non cambia, non, cambiata la rivelazione dal vecchio al nuovo, ma non la salvezza in se stessa. La salvezza è sempre stata per mezzo dello Spirito Santo che opera in una persona e lo fa credere in Dio. Prima lo faceva credere in Dio, no? Faceva credere nel Messia che doveva venire, adesso fa credere nel Messia che è già venuto e che deve ritornare. Ecco, cioè, fondamentalmente è sempre un'opera di fede in Dio. Quindi è lo Spirito Santo che guida e salva. Quindi avete visto che Davide richiede appunto non togliermi lo Spirito tuo Santo, appunto perché in lui albergava lo Spirito Santo e temeva la punizione di Dio e temeva che la grazia di Dio si dipartisse da lui, se ne andasse da lui. Allora lui chiedeva, non togli, tra le altre cose, abbi misericordia di me, in più ha chiesto non togliermi lo Spirito tuo Santo, cioè lascia che rimanga in me. E questo ci fa capire che, diciamo, lo Spirito Santo, si possono prendere queste parole più per spiegare che lo Spirito Santo non faceva avanti e indietro come taluni dicono, ma che rimaneva fermo nei credenti che non rinnegavano Dio, che non si allontanavano da Dio. È chiaro che qui, in questo caso, Davide peccò, questo riguarda, è una conseguenza, questo salmo, dei peccati che Davide ha commesso, però come oggi. Anche la fornicazione, l'adulterio, anche l'omicidio sono peccati perdonabili e così lo erano anche allora. È stato punito Davide, Davide ha subito le sue punizioni a causa del peccato che ha commesso, gravi peccati, omicidio e fornicazione. Però, la grazia di Dio non si è dipartita da lui. Perché? Perché non si è dipartita? Perché lui ha chiesto misericordia, ha riconosciuto di aver peccato e ha chiesto pietà a Dio. Ora leggiamo altri passaggi, andiamo nel libro di Numeri e vediamo come ha operato Dio e come ha operato per quanto riguarda lo Spirito Santo tra Mosè e i 70 anziani. Altre volte abbiamo parlato di quel passo.
Numeri 11, numeri 11, dal versetto, leggiamo qualcosa, versetto 16. Dice così. Allora, praticamente la questione è questa, che era diventato pesante per Mosè. Questo è diciamo, l'introduzione, no, a questi versetti che leggeremo, per non leggerli tutti. Mosè portava il peso del popolo da solo e per lui era diventato veramente pesante. Allora, Jetro gli aveva consigliato di scegliersi dei 70 anziani, di scegliersi degli anziani che avrebbero portato il peso insieme a lui. E Dio gli disse, appunto, perché questo consiglio era giusto e corretto, e Dio lo confermò e disse a Mosè queste parole. Versetto 16, 11, 16 di Numeri. E l'Eterno disse a Mosè: radunami 70 uomini degli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come aventi autorità sovra esso. Conducili alla tenda di convegno e vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò quivi t'ecco. Prenderò dello spirito che è su te e lo metterò su loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Vedete cosa dice qui il Dio? Fa un chiaro riferimento alla misura di spirito che era su Mosè. Capito? Che era su Mosè. Infatti Dio dice: prenderò dello spirito, dice così, prenderò dello spirito che è su te e lo metterò su loro. Quindi c'era una tale misura, una tale quantità di Spirito Santo sopra Mosè che il Dio, l'Eterno, ha fatto questo ragionamento. Ne prenderò una misura che è su di te e la metterò sui 70 anziani. Capite? E anche da questo passaggio non si capisce assolutamente che lo Spirito Santo andava e veniva da Mosè. Anzi, da questo passaggio, se Dio vuole prendere una misura di spirito che era su Mosè per metterla sui 70 anziani, io comprendo meglio che lo Spirito Santo era fermo su Mosè, era sempre su Mosè, non andava e veniva, come dicono taluni. Anzi. E che cosa successe dopo? Quando questo Spirito Santo poi effettivamente scese sui 70 anziani, guardate cosa accadde, che ci fa naturalmente pensare a quello che poi accadde anche il tempo della Pentecoste, no? Vi ricordate? E dice così, dal versetto 24, quindi 11-24 dei numeri, Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole dell'Eterno. E radunò 70 uomini degli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda. E l'Eterno scese sulla nuvola e gli parlò. Prese dello spirito che era su lui e lo mise sui 70 anziani. E avvenne che quando lo spirito si fu posato su loro, quelli profetizzarono, ma non continuarono. Quindi praticamente i 70 anziani ricevettero lo Spirito Santo e cominciarono, quando ricevettero questo Spirito che era su Mosè e lo ricevettero, si posò su di loro, ecco che cominciarono a profetizzare. Il giorno della Pentecoste, invece, scendendo lo Spirito, cioè praticamente vediamo quell'azione, no? Qui vediamo un'azione di riempimento di Spirito e uno sfogo con la lingua, praticamente. Cioè, scende lo Spirito Santo, si posa lo Spirito Santo e cominciano a profetizzare. Nel Nuovo Testamento, invece, quando lo Spirito Santo, io parlo del battesimo con lo Spirito Santo, quindi non la nuova nascita, ma il battesimo con lo Spirito Santo, quando avviene nei credenti, lo Spirito Santo si posa su di loro e questi cominciano a parlare in altre lingue. Vedete, sempre dalla bocca,
c'è uno sfogo a questa esperienza che si riceve, questa esperienza potente di essere, diciamo, di ricevere quest'altra misura di Spirito Santo. Ma per tornare ai nostri 70 anziani e a Mosè, vedete, anche da questi passi si capisce che Mosè chiaramente aveva sempre lo Spirito Santo con sé. Altrimenti Dio non avrebbe detto prendo una misura che è su di te. Perché se non c'era sempre non poteva dire questo. Avrebbe potuto dire farò scendere su di loro, poserò su di loro il mio spirito, avrebbe potuto dire così il Dio. Invece dicendo che avrebbe preso una parte dello spirito che era su di Mosè per posarlo sui 70 anziani, si comprendono due cose. Uno, che diciamo lo Spirito Santo può essere presente nei credenti in una certa misura. Ma non è questo l'oggetto per cui abbiamo preso questi passaggi. Oggi li stiamo citando per conferma che lo Spirito Santo, anche nel Vecchio Testamento, rimaneva fermo in coloro che l'avevano ricevuto. Rimaneva, non è che se ne andava e veniva. Altrimenti, cioè, se in una persona lo Spirito Santo esce, non c'è più, quello diventa carnale, morto spiritualmente come lo era prima di entrare, capite? Quindi, se si dà retta alle chiacchiere che fanno taluni, che dicono che nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo entrava e usciva, praticamente questo cosa faceva? Moriva spiritualmente, poi quando lo Spirito Santo tornava, ritornava a vivere, e poi quando se ne usciva, lo Spirito ritornava a morire spiritualmente. Quindi avevamo due condotte in queste persone, in questi profeti, in questi servitori di Dio, in questi uomini di Dio, insomma. Si sarebbero visti due tipi di condotte diverse, quella quando erano morti spiritualmente, in balia del diavolo, e quelli invece quando erano investiti dallo spirito, come dicono questi, quelli che dicono che lo Spirito Santo andava e veniva. Ma le cose non stanno così, perché lo Spirito Santo rimaneva nei credenti anche nel Vecchio Testamento, non se ne andava. È vero che è scritto che in taluni momenti lo Spirito Santo agiva con più potenza, no? C'è scritto lo Spirito Santo investì Sansone, lo Spirito Santo investì il profeta. Sì, come anche nel Nuovo Testamento possiamo vedere che uno è stato, va in estasi, no? Anche oggi possiamo dire che una persona va in estasi, quindi anche lì lo Spirito Santo agisce in una maniera potente, oppure che lo Spirito Santo ti rapisce e ti trasporta come ha fatto con Filippo da un'altra parte, con Filippo l'Evangelista. Cioè, può agire potentemente, ma il fatto che abbia investito Filippo l'Evangelista, lo Spirito Santo, e lo abbia portato da un'altra parte, non vuol dire che prima di investirlo non avesse lo Spirito Santo, capite? Quindi no, non c'è differenza. Da questo punto di vista non c'è differenza tra il Vecchio Testamento, come non c'è differenza neanche per quanto riguarda la salvezza. Cioè, nel Vecchio Testamento erano salvati per fede e per la grazia di Dio, anche nel Vecchio Testamento. Cioè, non è che la salvezza del Vecchio Testamento era diversa da quella del Nuovo, eh. Era uguale, era sempre per fede. Per la fede in Dio che operava che cosa? Lo Spirito Santo, appunto, operava in loro come opera oggi, ancora oggi, lo Spirito Santo nel mettere nel cuore quella fede necessaria per essere rigenerati e per credere in Dio, no? Noi oggi crediamo nel sacrificio di Cristo Gesù, crediamo in Cristo Gesù nel sacrificio per la purificazione, abbiamo creduto per la purificazione dei nostri peccati. Chi crede questo viene rigenerato spiritualmente e da quel momento che lo Spirito Santo ha operato in lui la prima volta, continua a rimanere lo Spirito, non è che si diparte. Se si diparte lo Spirito, poi non si è più credenti, cioè si ridiventa morti spirituali, perché è lo Spirito Santo è quello che fa la differenza. Non è che l'uomo in se stesso, da sé può fare
qualcosa, perché il morto non può fare nulla, capite? Non può credere la prima volta e non può neanche perseverare nel credere, perché l'uomo è morto. L'uomo è carne, vive purtroppo nella sua carne, nella carne dell'uomo abita il peccato. E cosa succede? Tra l'opera dello Spirito Santo a indirizzare e guidare il credente con la continua opera del sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato, ogni giorno ecco che il credente rimane fermo in Dio e nella salvezza. È chiaro che se poi ci sono anche di quelli che si abbandonano la via della verità, abbandonano la grazia di Dio per darsi totalmente al peccato. Ecco, in quel caso lo Spirito Santo poi verrà il momento in cui cesserà di agire e se ne uscirà. Immaginatevi voi, se uno rinnega Cristo, per lui non c'è più niente da fare. E lo Spirito Santo che cosa ci sta a fare dentro una persona che ha rinnegato Cristo? Non ci sta più niente a fare, cioè che fa? Non ha più opere da compiere dentro di lui, quindi non lo guiderà più. E quindi lo Spirito Santo si diparte e quindi si è scaduti dalla grazia di Dio. Quindi abbiamo visto alcuni passi che ci hanno fatto, su cui abbiamo riflettuto per il Vecchio Testamento. Adesso vediamone qualcuno del nuovo. Cosa succede? Andiamo, perché la seconda questione del nuovo era questa, cioè che prima della risurrezione di Gesù, lo Spirito Santo non abitava nei credenti. Ecco, questo è quello che dicono taluni. Ma se lo Spirito Santo non operava e non abitava dentro i credenti prima della risurrezione di Gesù, allora anche questi, cioè, erano credenti senza l'opera dello Spirito Santo. Quindi non combacia neanche questa tesi, neanche per il Nuovo Testamento. Ed ora vediamo appunto cosa succede, cosa opera lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Andiamo a leggere dal Vangelo di Giovanni. Passi già conosciuti, ma è sempre bene che li andiamo a rileggere. Al capitolo 3 di Giovanni, al versetto 3, vediamo, sta scritto. Gesù gli rispose dicendo: in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E al versetto 5 dice: Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi praticamente si deve nascere di nuovo per opera dello Spirito Santo e per opera dell'acqua. Qui l'acqua non è l'acqua battesimale, come taluni erroneamente intendono, ma quest'acqua di cui si parla, che è l'acqua che rigenera, non è l'acqua battesimale, perché l'acqua battesimale non rigenera. L'acqua battesimale è solo un'osservanza a un comandamento che Gesù ha dato, ma non purifica da nessun peccato e non rigenera l'acqua, l'H2O praticamente. Qui Gesù si riferisce all'acqua come una figura della parola di Dio, quindi si rinasce di nuovo ad opera della parola di Dio e per opera congiunta dello Spirito Santo, praticamente. Quindi congiuntamente operano la parola di Dio e lo Spirito Santo per far rinascere una persona. Che l'acqua la dobbiamo intendere come la parola di Dio, la leggiamo in Efesini. Quindi leggiamo questo passaggio per confermare che l'acqua noi la intendiamo come la parola di Dio. Ce ne sono anche altre, io ne cito uno. Allora, Efesini 5:25 sta scritto: Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a fin di santificarla, dopo averla purificata con lavacro dell'acqua, mediante la parola, affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna, ma santa ed irreprensibile. Vedete cosa dice qui? Quindi dice:
ha dato se stesso per lei affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua. Vedete? Quindi l'acqua mediante la parola, vedete, col lavacro dell'acqua mediante la parola. Ecco perché diciamo che l'acqua qui rappresenta la parola, perché non può essere assolutamente dell'acqua, perché l'acqua non rigenera in nessuna maniera, e quindi dobbiamo trovargli un significato a questa parola acqua. E le scritture ci ammaestrano anche questo, ci fanno capire per il versetto di Efesini che abbiamo letto e anche altri, ad esempio anche in prima Pietro. Anche prima Pietro fa riferimento all'acqua, anche in Giacomo. Giacomo 1,18 dice: egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità. Vedete, quindi la parola partecipa alla rigenerazione spirituale. Infatti Gesù parlava che chi non nasce d'acqua e di spirito, vedete, quindi sta parlando della nuova nascita e della rigenerazione spirituale, a cui Giacomo dice che partecipa anche la parola. Egli ci ha di sua volontà generati, mediante che cosa? Mediante la parola di verità. Vedete, quindi opera insieme lo Spirito Santo e la parola di Dio per rigenerare spiritualmente una persona. Anche Pietro dice questo. Pietro 1,23. No, scusate, sì, 1,23, 1,23, prima Pietro 1,23. Poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente. Vedete? Quindi la rigenerazione spirituale avviene congiuntamente per l'opera, mediante l'opera della parola di Dio e dello Spirito Santo. Ma come avviene? Vediamo un po', perché Gesù ha accennato a questa nuova nascita, gliela stava spiegando a Nicodemo, no? Ma ora vediamo che sempre nel Vangelo di Giovanni, se noi andiamo a leggere il Vangelo di Giovanni al capitolo 16, vediamo come opera nel cuore dell'uomo lo Spirito Santo per farlo credere, per rigenerarlo spiritualmente. Come avviene? Al capitolo 16, abbiamo detto, del Vangelo di Giovanni, al versetto 8, leggiamo queste parole. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Vedete, chi è che ci ha convinti a noi? Chi è che convince una persona di essere peccatore e di credere nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto e che il sangue sparso da Gesù ci purifica da ogni peccato? Chi è che dalla prima volta in poi e continuamente ci fa credere in queste cose? È lo Spirito Santo, dalla prima volta che è entrato in noi, in una certa misura, è entrato in noi e ci ha fatto credere queste cose, ci ha convinto. Qui Gesù dice: convincerà il mondo, vedete? Convincere vuol dire vincere ogni resistenza, capite? Vuol dire che una persona viene vinta, ecco, con vincere, cioè con vittoria lo Spirito Santo prende un incredulo duro nel suo cuore duro, malvagio e lo rende credente. Da incredulo che era, lo rende credente, lo vince. È un'opera che compie lo Spirito Santo da fuori, non è una cosa che compie il credente da se stesso dentro di sé. No.
È un'opera che compie lo Spirito Santo. Ecco perché noi crediamo che la salvezza dipenda esclusivamente da Dio, che ci viene data per grazia mediante la fede, e questa grazia e anche la fede ci viene data, ci è stato dato di credere per mezzo dell'opera che lo Spirito Santo ha compiuto nei nostri cuori, dentro di noi. Quindi noi dobbiamo solo ringraziare Dio perché ci ha scelti, e non ci ha scelti perché noi eravamo più intelligenti, più bravi, più meritevoli. No, e Dio ci ha scelti secondo il beneplacito della sua volontà, come Egli ha voluto. Non ha guardato alle nostre opere, come non ha guardato alle opere di Giacobbe, non ha guardato alle opere di Esaù. Egli ha scelto, ha fatto una scelta, e noi di questo ci ha eletti a salvezza, praticamente. Elezione vuol dire, eleggere vuol dire scegliere, no? Ebbene, Dio ci ha eletti, quindi noi adesso siamo eletti. Eletti, perché ci ha scelti il Dio, siamo stati scelti, quindi siamo stati eletti. Tra questi eletti, purtroppo, così ci insegnano le scritture, lo dobbiamo dire, c'è scritto anche che qualcuno va in perdizione, anche tra gli eletti. Quindi vedete, siamo stati eletti, però noi dobbiamo perseverare nella fede sino alla fine. Cioè, questa cosa serve, la possibilità che qualcuno si perde? Non tanto per gettare terrore e non farci sentire in piena fiducia, no. Quindi se siamo stati salvati, se Dio, siamo stati rigenerati, noi lo sappiamo questo. Se non lo sai è una cosa grave, se tu non lo senti interiormente, la cosa è grave, che vuol dire che non si sa se sei nato di nuovo. Quindi non credo che ci sia questo tipo di problema in mezzo a noi. Però, se qualcuno non dovesse essere sicuro, la cosa non è, può essere grave. Ecco, che esamini se stesso davanti a Dio, seppur è stato rigenerato spiritualmente. Comunque, noi adesso parliamo come se tutti fossimo rigenerati spiritualmente. Quindi noi siamo stati rigenerati spiritualmente, siamo stati eletti, come è stato eletto anche Giuda. Adesso, dopo, andiamo a leggere anche un certo passaggio che lo riguarda. Siamo stati eletti come Giuda, quindi però c'è la possibilità, c'è questa spada del giudizio di Dio che se uno non persevera nella fede può andare in perdizione. Ma questo è importante però, perché? Perché ci spinge e ci dice quello che succederà se noi abbandoniamo la via maestra. E beh, mi sembra che il Dio sia chiaro nei suoi contratti, no? Egli ha stabilito quello che deve fare, ce l'ha fatto sapere, e dopo quello che è scritto, quello lui farà. Quindi non bisogna sedersi troppo, è troppo comodi in questa vita. Bisogna darsi da fare, se c'è una posizione che dobbiamo tenere, è quella in ginocchio, in preghiera davanti a Dio, che chiedendo sempre misericordia, perdono per i nostri peccati, e che ci mantenga nella grazia del continuo e ci preservi da ogni male, da ogni sventura, ci preservi da ogni sviamento e da ogni falsa dottrina, come quelle oggi che sto cercando di confutare. Quelle due credenze false che purtroppo sono radicate nella mente di molti credenti, che proviene da quegli insegnamenti che hanno fatto questi pastori corrotti dalle comunità, perché non conoscono le scritture, qualcuno ha scritto qualcosa e subito lo hanno seguito un po' tutti gli altri, senza andarsi ad accertare se effettivamente potevano essere così le cose. Quindi abbiamo detto che siamo stati eletti, che Dio ci ha eletti, ha operato in noi lo Spirito Santo per rigenerarci spiritualmente. Però gli eletti possono un giorno anche perdere la salvezza. A quale condizione? E se non perseverano nella fede sino alla fine, se non si santificano, capite? E questo lo dobbiamo sapere, questo bisogna quindi perseverare nella santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, e poi perseverare nella fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Senza fede è impossibile piacere a Dio, quindi bisogna per forza di cose curare tutte queste cose qua. Quindi diamoci da fare perché perseveriamo in queste cose, perché questa è la volontà di Dio.
Leggiamo questo versetto. Quindi andate a Giovanni 17. Allora, Giovanni 17, 12. Mentre io ero con loro, io li conservavo. Qui è Gesù che prega il Padre, eh? La famosa preghiera sacerdotale del capitolo 17 di Giovanni. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi e niuno di loro è perito, tranne il figliolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Notate qui questo versetto. Dice, mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Vedete? Quelli che tu mi hai dati. Perché voi sapete che è scritto che nessuno può venire a me, dice Gesù, se non gli è dato dal Padre. Ecco, questi anche i 12 apostoli sono stati dati da Dio a Gesù. Gli sono stati dati e Gesù li ha conservati quando era con loro. Qui sta dicendo appunto che Gesù li aveva conservati, ma non li aveva conservati tutti, però, quelli che Dio gli aveva dato, tranne uno. E dice anche perché. Quindi Dio gli aveva dato, nessuno può venire a meno, Gesù dice, se non gli è dato dal Padre. Quindi vedete, quindi a Giuda gli era stato dato di andare a Gesù, quindi aveva creduto anche Giuda in Gesù. Anche Giuda era stato eletto, anche Giuda aveva ricevuto la sua parte nel ministero di apostolo. Aveva ricevuto il ministero perché era credente, altrimenti Gesù avrebbe scelto un non credente, capite? Cioè Giuda era credente a tutti gli effetti, come gli altri, non è che non lo era. Solamente che dopo il suo cuore si è pervertito. Ma c'è un motivo però per cui Giuda, il cuore di Giuda si è pervertito. Il cuore di Giuda si è pervertito perché lo dice Gesù qui, dice che nessuno è perito tranne il figliolo della perdizione. Ma dice anche perché. Dice affinché la scrittura fosse adempiuta, quindi era dentro la volontà di Dio che Giuda andasse in perdizione. Vedete, è la volontà di Dio che è superiore a tutto e a tutti, egli fa come ha stabilito. Qual è il nostro approccio? Quale deve essere il nostro approccio? Il nostro approccio che ci deve interessare è questo, cioè quello che lo scrittore agli ebrei dice appunto agli ebrei, sapendo queste cose che ci fanno bene, non ci fa male sapere queste cose, cioè tremare davanti alla parola di Dio e alla volontà di Dio non è sbagliato, è una cosa buona, tremare davanti a Dio. Però, diciamo, dobbiamo dire, dobbiamo però dire anche questo, che c'è scritto, allora, in ebrei c'è scritto, ecco, 10:39 di ebrei, leggiamo. Dopo aver parlato al capitolo 10 dei giudizi di Dio verso quelli che avrebbero calpestato il figliolo di Dio, avrebbero bestemmiato contro lo Spirito Santo, avrebbero ritenuto come profano il sangue del patto col quale sono stati purificati, riscattati. Quelli che commettono questi peccati, che sono la bestemmia contro lo Spirito Santo e il rinnegare Cristo, questi non gli aspetta altro che il giudizio. Ecco. Però, dopo aver presentato queste possibilità agli ebrei, gli fa questa esortazione, lo scritto agli ebrei, al versetto 39, e dice: ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro propria perdizione. Vedete che lo scrittore agli ebrei si include? Ma noi non siamo, cioè il pericolo incombe anche per lo scrittore agli ebrei, quello che lui ha citato. Però lui si fa forza a se stesso e agli altri che stanno ascoltando, gli fa forza e gli dice: ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro.
a loro propria perdizione, a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi noi non siamo di quelli, questa deve essere la nostra convinzione, capite? Benché sappiamo che la possibilità c'è, ma noi dobbiamo essere di quelli che non si traggono indietro. Ecco perché ci esortiamo gli uni gli altri ad andare avanti. Perché non dobbiamo trarci indietro. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco la parola perché si dice spesso andiamo avanti. Perché quelli che si traggono indietro non sono graditi a Dio. Ecco perché ci esortiamo, diciamo andiamo avanti con Gesù, andiamo avanti col Signore. Ecco perché diciamo perseverate nella preghiera, perseverate nello studio della parola, perseverate anche nella comunione fraterna, perché insieme ai fratelli, cioè, ti ricevi delle esortazioni, delle consolazioni, delle edificazioni, se i fratelli sono, diciamo, in comunione spirituale con Dio, perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, se uno frequenta un fratello sviato, state tranquilli che si svierà anche lui. Se uno frequenta un fratello disordinato, quello ti porta a essere disordinato anche a te. Se uno frequenta un bugiardo, quello ti spinge a essere bugiardo pure a te. Quindi la comunione fraterna deve tendere a frequentare quei fratelli che sono in comunione con Dio, non quelli che sono lontani da Dio, capite? Quindi noi siamo di quelli che non si traggono indietro, no, noi non ci traiamo indietro, noi andiamo avanti con Gesù, capite? Quindi questa deve essere la parola che dobbiamo tenere sempre presente, perché noi sappiamo che se perseveriamo nella preghiera e nello studio della parola, difficilmente ci si svia, è quasi impossibile. Quindi se smettiamo di pregare, smettiamo di leggere, è chiaro che poi il pericolo aumenta, si avvicina allo sviamento. Quindi diamoci da fare. Quindi noi siamo eletti, adesso sappiamo di essere eletti sa e salvati e quindi dobbiamo andare avanti, perseverare, andare avanti. Ma questa era, diciamo, una parentesi al discorso che stiamo facendo, che abbiamo intrapreso per quanto riguarda la nuova nascita. La nuova nascita di quello che succede dentro il cuore, cioè lo sapevano anche i profeti. Ad esempio, andiamo a leggere in Ezechiele, al capitolo 36, leggiamo queste parole. Allora, 36 dal versetto 24. Dice così il profeta Ezechiele: Io vi trarrò di fra le nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese, vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. E vi darò un cuore nuovo. E metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Vedete? Per osservare i comandamenti di Dio, il Dio è dovuto intervenire internamente, cambiando tutto quello che c'era che non andava bene dentro di noi e mettendo il suo spirito dentro di noi, dentro i credenti. E questo avveniva anche nei profeti. Come facevano se no nel Vecchio Testamento a osservare i comandamenti di Dio? Come facevano se non c'era lo spirito di Dio dentro di loro sempre? Oppure se in un certo momento della giornata se ne andava, come facevano in quel momento ad avere ancora fede e a osservare i comandamenti di Dio? Non era possibile. Perché il cambiamento che è avvenuto, che avveniva prima nelle persone, nei credenti, e che avviene ancora oggi, è dovuto ad opera dello Spirito Santo, capite? È lo Spirito Santo che opera. Quindi inizia ad operare, entra nella persona, nel credente e rimane lì,
in una certa misura, fino a quando non riceve quel credente il battesimo con lo Spirito Santo, che è la pienezza dello Spirito Santo. Infatti viene chiamato pienezza, perché? Perché c'è la possibilità di averne una misura di Spirito. L'importante è averlo, perché la salvezza è completa già con la nuova nascita, avendo una misura di Spirito. La salvezza è già completa. La salvezza si ottiene nel momento in cui si nasce di nuovo, e alla salvezza non si può aggiungere nulla, solo la perseveranza nell'osservare i comandamenti di Dio e nel rimanere fermi nella fede. Ma per quanto riguarda la salvezza, tutto il resto, tutti gli altri doni non è che aggiungono qualcosa alla salvezza. Gli altri doni, come il battesimo con lo Spirito Santo, il riempimento di Spirito, servono, e i doni spirituali servono per il servizio nella Chiesa, servono per essere testimoni fedeli nella Chiesa e nel mondo, per annunziare l'Evangelo in ogni luogo con potenza. Questo sì serve, ma non aggiunge nulla alla salvezza. La salvezza è completa con la nuova nascita. È completa, non c'è bisogno di niente altro. E infatti è completa perché l'opera di Dio ci ha attirati a Gesù. Lo Spirito Santo ci ha fatto credere, operando dentro di noi, ci ha fatto credere nel sacrificio compiuto da Gesù. Il sangue di Gesù è così potente, il sangue che è stato sparso da Gesù, è così potente da purificare i peccati di coloro che credono. Quindi tutto è avvenuto. Cioè, la salvezza avviene in quel momento in cui si crede, si viene purificati da ogni peccato. In quel momento in cui si crede, adesso andiamo a leggere in Prima Corinzi 12, 13. Prima Corinzi 12, 13, sì, ci fa sapere che quando si nasce di nuovo, quindi lo Spirito Santo ci immerge, vedete ancora l'opera che compie, un altro passo che ci dice com'è importante lo Spirito Santo, vedete, qui c'è un'altra, è la nuova nascita che viene chiamata battesimo di Spirito. È simile come terminologia al battesimo con lo Spirito Santo, ma è un'esperienza totalmente diversa. La terminologia dobbiamo usare questa simile perché la scrittura la chiama così e quindi così noi la dobbiamo chiamare. Ma come esperienze sono due esperienze diverse, simili nella terminologia. Infatti, 12 e 13 leggiamo: infatti, noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito, vedete, per formare un unico corpo. E giudei e greci e schiavi e liberi e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Vedete, questo battesimo di cui sta parlando Paolo ai Corinzi, qual è l'effetto che produce? L'effetto che produce questo battesimo è formare un unico corpo, cioè entrare a formare un unico corpo. Quindi questo battesimo di cui sta parlando Paolo qui è un'immersione fatta di un credente nella Chiesa di Cristo, nel corpo di Cristo, capite? Quindi con la nuova nascita si entra a far parte per opera dello Spirito Santo, immergendoti nel corpo di Cristo. Tu sei un membro che entra a far parte del corpo di Cristo nel momento in cui tu nasci di nuovo. Esperienza questa della nuova nascita, che qui in Corinzi 12:13 viene chiamata anche battesimo di spirito, da non confondere, cioè è un'immersione compiuta dallo spirito, che ci ha immersi nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Quindi dalla nuova nascita si entra a far parte della Chiesa, non al battesimo in acqua, come qualcuno dice, purtroppo. Ci sono tante falsità che vengono dette, sembrano leggere, ma fanno danni terribili tutte insieme poi. E quindi questo è un altro modo per chiamare la nuova nascita. Ora leggiamo in Romani un altro passo che è molto importante. Romani 8 al versetto 9, che riguarda sempre lo Spirito Santo. Dice così: or voi non siete nella carne, ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui.
Cosa ci dice questo passo? Questo passo ci dice che lo Spirito Santo che abita in un credente, egli è di Cristo. Ma non sta parlando qui del battesimo, del riempimento, sta parlando di una misura di spirito che comincia ad entrare dentro il credente dal momento in cui nasce di nuovo, dal momento in cui viene rigenerato spiritualmente. Questo è il momento in cui lo Spirito Santo entra e non si diparte più se non ci sono intoppi nella sua crescita spirituale, gravi, intoppi gravi, perché intoppi ne abbiamo tutti, cioè nel senso cadere, cadiamo tutti. L'importante è rialzarsi, chiedere e confessare i propri peccati a Dio nel nome di Gesù e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Quindi, cioè, non ci devono essere nella nostra vita spirituale intoppi gravi, non ce ne devono essere. Intoppi gravi intendo irrimediabili, quelli, la bestemmia contro lo Spirito Santo e il rinnegare Cristo. Questo è meglio tenerli lontani da noi, perché tutto il resto può essere perdonato. Porterà delle conseguenze, voglio dire, se uno fornica, se uno commette adulterio, se uno uccide, ruba, cioè sono peccati che possono essere perdonati, però attenzione, ne porterà le conseguenze, eh? Cioè è chiaro che poi ogni peccato poi verrà punito. Sì, non si può, po se, potrà essere perdonato, ma poi ne subirà le conseguenze, come Davide fu perdonato, Però ne pagò le conseguenze, lui e tutta la sua famiglia, e tutto il popolo addirittura, perché scoppiò una rivoluzione interna, intestina, tra quelli che seguivano Absalom e quelli che invece seguivano Davide. Quindi le conseguenze ci sono al peccato, però ci sono conseguenze che danno adito alla perdita della salvezza, come rinnegare Cristo, il peccato che mena a morte. Ci sono altri peccati invece che sono comunque no, non portano a una diretta perdizione. Possono portare anche gli altri peccati alla perdizione se uno non chiede perdono, se uno non li abbandona, se uno diciamo in qualche maniera rimane attaccato al mondo. Anche questo tipo di sviamento che può essere perdonato, però se non si chiede perdono e non si viene perdonati, di conseguenza, si perde la salvezza anche in questa maniera. Perché il ravvedimento, badate bene, anche il pentimento, anche il ravvedimento, quando uno si svia, anche quello è Dio che lo concede. Concede la salvezza la prima volta e concede anche il ravvedimento le altre volte. Se Dio non concede il ravvedimento, se egli fa come vuole, secondo la sua volontà, se egli non concede il ravvedimento, il pentimento sarebbe dei peccati commessi e uno rimane nel peccato. Quindi si indurisce dopo sempre più e dopo andrà in perdizione se Dio non decide di riportarlo a sé. Quindi abbiamo visto che diciamo, se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Quindi abbiamo visto l'opera dello Spirito Santo. Per quanto riguarda la salvezza, per quanto riguarda l'opera anche in alcune persone, come i profeti, come su Mosè, come i 70 anziani, quello che lo Spirito Santo operava. Adesso vediamo cosa dice Gesù a riguardo di Pietro quando gli dà una testimonianza, quando dà una particolare testimonianza. Qui dobbiamo andare in Matteo, nel Vangelo di Matteo, alla confessione di Pietro, capitolo 16. Vediamo cosa dice Gesù della confessione di Pietro. 16-13. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figliol dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. E Gesù, replicando, gli disse:
Tu sei beato, o Simone, figliol di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Vedete, quindi no, non fu carnalmente che gli fu rivelato, che Pietro credette, gli fu rivelato che Gesù era il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente, ma fu il Padre e fu per mezzo dello Spirito Santo che abitava in lui. Quindi questa rivelazione, questa testimonianza di Pietro che lui diede con la sua lingua, che poteva venire, Gesù dice che non è venuto dalla carne, quindi non fu un qualcosa che gli venne dalla carne, ma era una cosa che gli veniva dal cuore, che gli veniva da dentro, che era lo Spirito Santo che gli aveva fatto intendere queste cose. Infatti questa testimonianza è importante, e la leggiamo alla luce di quello che scrive Paolo ai Romani. Andiamo al capitolo 10 di Romani. Leggete al capitolo 10 di Romani queste parole che parlano della fede, perché lì Pietro, che quelle parole di Pietro cosa ci fanno capire? Ci fanno capire che Pietro aveva creduto che Gesù Cristo è il figliolo dell'Iddio Altissimo, quindi aveva testimoniato con la bocca quello che lui aveva creduto con il cuore. Infatti qui dice, questa è la parola della fede, questa è della giustizia che viene dalla fede. Infatti lo spiega così. Questo che avvenne a Pietro, guardate come lo spiega Paolo ai Romani, capitolo 10, dal versetto 8. Ma che dice ella? Ella sta dicendo la giustizia che viene dalla fede. La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Quindi vedete, c'è un'opera, un insieme tra il cuore e la bocca. Cioè noi dobbiamo confessare, noi abbiamo confessato e dobbiamo continuare a confessare Gesù come il nostro Signore e Salvatore, non solo il nostro ma di tutti quelli che credono. Quindi con la bocca bisogna confessare, ecco, non si può neanche stare zitti, però si può confessare solamente quello che uno ha creduto nel cuore. Che quello che uno ha nel cuore. E quello che uno ha nel cuore, chi lo produce? Lo produciamo da noi stessi? Secondo la nostra carne? Infatti Gesù gli ha detto a Pietro, non la carne ti ha rivelato questo, capite? E questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci vuole qualcos'altro, non la nostra carne può farci credere e per ottenere la salvezza o può fare in modo che noi abbiamo fede. No, non la nostra carne, ma bensì lo Spirito di Dio. Infatti a Pietro gli ha detto il Padre ti ha voluto rivelare questo. Infatti attraverso lo Spirito Santo che abitava in lui gli è stato rivelato questo. Cioè era volontà del Padre che Pietro credesse e accettasse Gesù come il figliolo dell'Iddio vivente, capite? Quindi è lo Spirito Santo che ha operato queste cose, e le ha operate in Pietro. Quando? Quando ancora Gesù non era risuscitato. Ecco l'importanza di questa testimonianza anche di Pietro. Era importante perché? Perché Pietro ha testimoniato questo e non gli è venuta dalla carne, ma gli è venuta per la volontà del Padre e per opera dello Spirito Santo che era in lui, appunto perché altrimenti se lo Spirito Santo non era in lui non poteva rendere questa testimonianza. E anche Paolo ai Romani l'ha detto, sia al capitolo 8, quando dice che se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. Quindi Pietro non apparteneva a Cristo se in quel momento non aveva lo Spirito di Dio.
una misura almeno dello Spirito di Dio. E così come non ha potuto, ha fatto quella testimonianza, ha testimoniato perché col cuore ha creduto, e se col cuore ha creduto vuol dire che c'è stata un'opera dello Spirito Santo, perché questo non viene dalla carne, non può venire dalla carne. Quindi non si può pensare che Pietro, così come anche gli altri discepoli di Gesù che hanno creduto in lui, non avessero creduto e non avessero una misura dello Spirito, perché lo Spirito abitava in una certa misura in loro. Ma ce n'è un'altra testimonianza, voglio prendervi un'altra testimonianza. Andiamo al Vangelo di Luca, al momento in cui Gesù era sulla croce. Prendiamo la testimonianza del ladrone sulla croce. Allora, Luca 23:39, leggiamo. E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: non hai tu nemmeno timore di Dio? Tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Vedete, qui il ladrone ha fatto una grande, era l'ultimo momento, badate bene, poco prima di morire. Qui erano gli ultimi momenti della sua vita e ha con la bocca confessato che Gesù era il Cristo, praticamente, che Gesù sarebbe tornato nel suo regno. Quando dice qui: non hai tu nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio, come dire, il Dio si trova in un supplizio e tu ti trovi nel suo stesso supplizio e non hai timore di lui. Cioè, questo cosa mi fa capire? Mi fa capire che aveva creduto che Gesù era Dio, capite? Che era il Cristo mandato da Dio. E poi quando dice, quando si rivolge, naturalmente poi riconosce che Gesù era messo in croce ingiustamente, poi anche rivolgendosi direttamente a Gesù gli dice: Gesù, ricordati di me, cioè gli chiede, no? Abbi misericordia di me, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Cioè, Gesù che era in croce, cioè questo ladrone sulla croce sta parlando a Gesù che era nella croce con lui, e questo ladrone credeva che Gesù moriva, era insieme a lui lì che sarebbe morto, e gli ha chiesto di ricordarsi quando sarebbe venuto nel suo regno. Quindi sapeva, credeva il ladrone sulla croce che Gesù doveva tornare nel suo regno. Doveva tornare. Vedete, quindi abbiamo letto che con il cuore si crede e con la bocca si fa confessione. Quindi io, dalla confessione che fa questo ladrone sulla croce, io comprendo che aveva creduto. E Gesù lo conferma. Gesù lo conferma quando dice: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso, capite? E conferma quello che si capisce dalle parole che ha pronunciato il ladrone sulla croce. Si capisce dalle parole del ladrone che lui ha creduto. Però abbiamo visto anche che colui che opera per far credere è lo Spirito Santo. Quindi Pietro non aveva creduto per la sua carne, ma aveva creduto per un'opera del Padre, per un'opera dello Spirito Santo, per un'opera che aveva compiuto lo Spirito Santo. Quindi anche il ladrone sulla croce in lui ha operato lo Spirito Santo. Capite? E
quindi era stato rigenerato anche il ladrone sulla croce. Lo Spirito Santo aveva operato in lui. Lo Spirito Santo abitava in lui, altrimenti, se non abitava in lui, no, non si può dire che egli era di Cristo. Cristo non gli poteva dire: oggi sarai con me in paradiso, perché se non aveva lo spirito non poteva, no? Se non era rigenerato spiritualmente, se non era nato di nuovo, non poteva entrare nel regno di Dio. Però Gesù dicendogli che oggi stesso sarai con me in paradiso, ha fatto capire che era rinato spiritualmente, aveva in lui una misura di spirito. Non era battezzato con lo Spirito Santo. E badate bene, Gesù ancora non era risuscitato. Quindi, c'era lo Spirito che operava anche prima nel convincere le persone. Le convinceva, come abbiamo letto al capitolo 16 di Giovanni, le convinceva, cioè le vinceva la resistenza praticamente, vinceva ogni resistenza quando entrava dentro il credente, quando diventava in quella persona che da quel momento diventava poi credente. Quindi lo Spirito Santo obbligatoriamente doveva abitare anche in queste persone che avevano creduto, altrimenti, come facevano ad aver creduto? Allora si dovrebbe dire che avevano creduto per la loro carne, no? Perché la differenza dove sta? Noi diciamo che abbiamo creduto per il convincimento, per l'opera efficace e potente dello Spirito Santo. Entrando dentro di noi ci ha salvato, ci ha fatto credere nel sacrificio di Cristo e siamo stati rigenerati spiritualmente. L'opera l'ha compiuto lo Spirito Santo. Ma se lo Spirito Santo, se cominciamo a dire che quelli prima della risurrezione di Gesù non avessero lo Spirito Santo, allora perché sono stati salvati? Perché il ladrone sulla croce è stato salvato? Perché ha creduto con la sua carne? Capite? Quindi no, non si può dire questo, no, non potendosi dire questo, noi sappiamo che dentro di lui ha operato lo Spirito Santo e non è che se ne è uscito poi, ha operato e poi se ne è uscito, no, lo Spirito Santo ha iniziato ad operare in quel momento ed rimane nel credente fino alla sua dipartenza dal corpo, capite? Queste testimonianze ci fanno comprendere anche che lo Spirito Santo, anche prima della risurrezione di Gesù, operava per la salvezza ed entrava dentro i credenti. Ma che lo Spirito Santo operava anche in altre cose, non solo per quanto riguarda la salvezza e la testimonianza. Vediamo anche altri passaggi dove, per opera dello Spirito Santo venivano cacciati i demoni. Ad esempio, leggiamo, ecco, 12, sì, capitolo 12, dove Gesù ha cacciato i demoni e viene accusato ingiustamente di averli cacciati, di cacciare i demoni per opera di Belzebù, no? Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo, quella che hanno compiuto quei giudei che accusarono Gesù di aver cacciato i demoni per opera per l'aiuto di Belzebù. Ecco, questa è una cosa che non si deve fare. Accusare se noi vediamo, no? Se noi proprio vediamo, siamo certi che quei demoni sono usciti, non è che possiamo dire che sono usciti perché chi li ha fatti uscire era aiutato dal diavolo, eh? Bisogna stare attenti se sono usciti veramente, chiaro. Infatti Gesù, in quei passaggi, tra le altre cose, che dice? Dice questo. Capitolo 12 di Matteo, al versetto 28. Ma se per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Vedete, anche Gesù dice che i demoni venivano cacciati, lui li poteva cacciare per l'aiuto dello Spirito di Dio. Vedete, qui lo dice Gesù. E noi sappiamo che lo Spirito di Dio abitava anche dentro Gesù, no? Quindi, ma se per l'aiuto, vedete, dello Spirito di Dio,
che io caccio i demoni e dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Questo ci fa capire che i demoni possono essere cacciati solamente ad opera per opera dello Spirito Santo, per l'aiuto dello Spirito Santo. Cioè noi possiamo pregare, possiamo sgridarli, noi il credente può fare la sua parte, ma poi chi li caccia è lo Spirito Santo. Chi li caccia è lo Spirito Santo, non è che li andiamo a prendere con le mani gli spiriti e li togli di fuori. Così come non lo faceva neanche Gesù. Gesù sgridava i demoni e lo Spirito Santo che operava in loro, più potente naturalmente, e quindi uscivano. E questo l'ha detto Gesù. Ora però Gesù ha mandato anche i dodici a cacciare i demoni, quindi lo leggiamo, ecco, Matteo 10 dice così, capitolo 10 di Matteo, quando manda i dodici a guarire gli infermi e a cacciare i demoni. Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Adesso i dodici erano i dodici apostoli. Qui li sta mandando prima della risurrezione Gesù, no? Quindi noi abbiamo letto prima che Gesù ha detto che i demoni Gesù li cacciava per l'aiuto dello Spirito Santo. Quindi anche i dodici apostoli che andarono a cacciare i demoni, l'hanno dovuto fare per l'aiuto dello Spirito di Dio. Non è che li hanno cacciati i demoni per la loro forza, ma li hanno cacciati per l'aiuto dello Spirito Santo. Ora, questi dodici, come facevano a cacciare i demoni? Dovevano avere in loro lo Spirito Santo, se no come facevano a cacciare i demoni? Cioè, non si possono cacciare i demoni se dentro tu non hai lo Spirito Santo. Ecco perché un cattolico idolatra che non è convertito non può cacciare i demoni. Con quale aiuto li può cacciare? Un indemoniato non può essere liberato da dell'acqua o da preghiere fatte da un idolatra, capite? Quindi bisogna che chi prega per cacciare i demoni, sgrida i demoni, deve avere la misura dello Spirito Santo. Se no, come fai a cacciare i demoni se non sei aiutato dallo Spirito Santo? Infatti, adesso leggiamo una testimonianza che ci ha lasciato Luca nel libro degli Atti, dove parla appunto di un tentativo di cacciare i demoni senza essere aiutati dallo Spirito Santo. Guardate cosa succede. Cosa succede ai figlioli di Sceva quando hanno tentato di cacciare i demoni senza avere in sé lo Spirito Santo, senza aver creduto? Al capitolo 19 di Atti degli Apostoli, dal versetto 13. Or alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figlioli di un certo Sceva, giudeo, capo sacerdote. E lo spirito maligno, rispondendo, disse loro: Gesù lo conosco e Paolo so chi è, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su due di loro, li sopraffece e fe loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questo venne a notizia di tutti i giudei e greci che abitavano in Efeso, e tutti furono presi da spavento e il nome del Signore Gesù era magnificato. Vedete, non è che basta, questo cosa ci fa capire? Non è che basta pronunciare la parola Gesù, no? Perché tutto quello che facciamo lo facciamo nel nome di Gesù, è chiaro. Quindi noi sgridiamo i demoni nel nome di Gesù.
Però quello che fa effetto, che cos'è nel demone? È lo Spirito Santo. Siccome questi figlioli di Sceva non avevano creduto, infatti dal loro parlare si capisce, no? Loro dicono, tentarono di invocare il nome del Signore Gesù, vedete? Poi di dicono questi, io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. Quindi non quel Gesù che era morto anche per loro e che li aveva salvati, no. Ma quel Gesù che Paolo predica, cioè non lo avevano conosciuto personalmente Gesù. Non avevano conosciuto personalmente perché non erano nati di nuovo, perché non avevano quindi lo Spirito di Dio che abitava dentro di loro. E di conseguenza si sono messi a cacciare demoni senza avere l'aiuto dello Spirito di Dio. E cosa è successo? Che lo Spirito, vedete come parla, no? Cioè, perché ha risposto lo Spirito, perché gli spiriti immondi possono anche parlare, da dentro le persone che loro, di cui hanno possesso. Le cose che ha detto qui lo Spirito sono queste. Gesù lo conosco. Eh sì, questo vuol dire che gli spiriti immondi conoscono chi è Gesù. Lo conoscono. Cioè, non credono, non sono salvati, però lo conoscono. E Paolo so chi è. Addirittura anche l'Apostolo Paolo era tra quelle persone che gli spiriti immondi, vedete, conoscevano. E quindi, ma tu, voi chi siete? Poi gli dice il demone, cioè quelli non erano nessuno, cosa siete venuti a fare qui? A disturbarmi, a disturbare degli spiriti, no? Gli spiriti hanno detto, siete venuti qui a fare che cosa? Se non potete fare nulla. E infatti si sono presi un bel insegnamento da parte di questo spirito immondo, che hanno capito che non bastava solo pronunciare il nome di Gesù, perché il senso di questo passaggio biblico che ci fa capire è che non è che c'è qualcosa solo nel pronunciare il nome di Gesù, no? Quello che agisce nel mondo spirituale è lo Spirito Santo, capite? Perché il nome di Gesù lo possono pronunciare tutti, ma non producono effetti nei posseduti. Però se uno prega il Dio avendo lo Spirito Santo e quando invoca il nome di Gesù, beh, allora lì le cose cambiano perché lo Spirito Santo opera e agisce. Mentre se a citare il nome di Gesù sono cattolici, perduti o altre persone che non conoscono, non hanno conosciuto personalmente Gesù, non sono rigenerati, non hanno lo Spirito di Dio che abita in loro, questo anche se invocano il nome di Gesù per cacciare i demoni non saranno esauditi, no? Lo Spirito Santo non opera perché non lo conoscono lo Spirito Santo, non li aiuta, non sono stati mandati da Dio questi per operare. Quindi vedete quanto è importante lo Spirito di Dio. Quindi quando per tornare all'oggetto della nostra discussione di oggi, che è quello che anche prima della risurrezione di Gesù avevano una misura di spirito, quelli che avevano creduto in Gesù, altrimenti i 12 e poi anche i 70 furono mandati, anche i 70 a cacciare i demoni. Quindi prima i 12, poi i 70 furono mandati e guarirono gli infermi e cacciarono i demoni. E questo l'hanno potuto fare solamente perché una misura di spirito, una parte di Spirito Santo dimorava in loro. Non è che lo hanno fatto così carnalmente, non potevano farlo carnalmente. Ma hanno potuto cacciarli per l'aiuto dello Spirito di Dio. Quindi, ma qual è il passo che prendono per sostenere che diciamo c'è una differenza tra prima e dopo la risurrezione di Gesù per quanto riguarda lo Spirito Santo? Prendono il versetto che c'è al capitolo 14, versetto 17 del Vangelo di Giovanni. E dice così. Leggiamo dal versetto 15, leggiamo completamente. No, dal versetto 16. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore,
perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Ora, praticamente prendono questo versetto, no? Dicono, dimora con voi e sarà in voi. Questo sarà in voi lo prendono come dire, allora adesso non è in dentro, no? Non è dentro di voi. Quindi ce l'avete fuori lo Spirito di Dio. Ma se lo Spirito di Dio è fuori, come si fa a essere credenti? Non è possibile con quello che abbiamo letto. Con quello che abbiamo letto finora non è concepibile che ci sia una rigenerazione spirituale, un credere in Dio senza avere dentro uno spirito, che senza avere una misura di spirito che alberghi dentro il credente. Infatti, questo sarà, questo è. Questo è con voi, questo dimora con voi. Diodati, ad esempio, Diodati lo definisce come appresso di voi. Lo chiama così. Nella Diodati voi leggerete in questa maniera. Perché non è, voi lo conoscete perché dimora appresso voi. Usa questa parola. Cioè, lo Spirito Santo è presso di voi. Però, leggendo in questa maniera, confrontiamolo con Romani 10. Se lo confrontiamo con Romani 10, 10, 10, 8. Romani 10, 8. Guardate cosa dice Romani 10:8? Ma che dice ella? Quindi torniamo al passo che abbiamo letto anche prima. La parola è presso di te. Vedete? Qui dice che lo Spirito Santo è presso di voi, Diodati, no? E qui dice la parola è presso di te. Quindi c'è una similitudine nel ragionamento qua, eh? Non è uguale perché stiamo parlando della parola di là lo Spirito, va bene? Però qui dice la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Vedi? Vedete? Quindi presso di te è un modo di dire. Presso di voi era un modo di dire, ma non voleva dire che era presso di voi e non era in voi. Non esclude questo. Infatti in Romani 10:8 poi lo definisce, dice la parola è presso di te, vedete? Nella tua bocca e nel tuo cuore, vedete? Anche dentro. Esternamente nella bocca si manifesta esternamente e c'è anche presente nel cuore, quindi è presso di voi, cioè che diciamo non esclude questo presso di voi che sia dentro e lo si capisce appunto perché altrimenti se noi dobbiamo prendere quel passo tradotto come ha tradotto Diodati è presso di voi che poi è lo stesso significato, ma è solo per assomigliare le parole, ho dovuto prenderla Diodati perché c'è una somiglianza, non la parola presso. La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Mentre per lo Spirito Santo dice che lo Spirito Santo è appresso di voi. Ma questo quindi, prendendo Romani 10:8, non ci fa, non, secondo quello che dice Romani 10:8, ci fa comprendere che non esclude il fatto che lo Spirito Santo era dentro di loro, anche se lo definisce in quella maniera. Capite? Cioè, non esclude il fatto che era dentro di loro. È un altro ragionamento che possiamo fare per spiegare che quel versetto non va preso in quella maniera, oltre al fatto che abbiamo spiegato che effettivamente lo Spirito Santo doveva essere dentro i credenti anche prima della risurrezione di Gesù. Ad esempio, un altro passo che si può prendere è appunto quello, di Gioele. Allora, Atti 2:17. Quel passo che viene preso da Pietro per spiegare cos'era accaduto il giorno della Pentecoste.
Il giorno della Pentecoste era successo che si era praticamente era avvenuto quello che aveva predetto il profeta Gioele. E quello che aveva detto il profeta Gioele, riportato in Atti 2,17, è questo: e avverrà negli ultimi giorni, dice il Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Vedete? Sopra, io spanderò sopra. Allora, se io mi attengo alla parola sopra, come qualcuno si atteneva, è su di voi, no? Come abbiamo letto prima in Giovanni 14,17, che lo Spirito è su di voi e sarà in voi, no? Se su di voi, qui dice lo Spirito Santo sopra ogni carne, quindi no, non dentro, capite? Cioè, se noi facciamo quel ragionamento che fanno taluni, se dobbiamo fare quel tipo di ragionamento, allora lo dobbiamo fare sempre. Con tutte le volte che c'è una parola che dice su e sopra, dobbiamo fare lo stesso ragionamento, che non è dentro. Se noi prendiamo la parola sopra per indicare che non è all'interno, che lo spirito non abita dentro il cuore, allora come mai anche qui quando Gioele parla e dice io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, vedete? Noi sappiamo che quando questo si è adempiuto, non solo lo Spirito Santo è passato da sopra, è sceso sopra queste persone, ma è entrato dentro. Infatti, hanno prodotto, lo Spirito Santo ha prodotto internamente di questi credenti il fatto di parlare in altre lingue. Quindi è sfociato questo riempimento interiore di Spirito Santo, è sfociato nel parlare in altre lingue. Quindi io non posso prendere questa parola sopra ogni carne intendendola che vuol dire sopra e non dentro, capite? Non esclude l'interiore dei credenti il fatto che ci sia scritto in questa maniera. Quindi quando noi diamo una spiegazione, un passo, questo. Una spiegazione, soprattutto a una parola, bisogna stare attenti perché poi dopo lo stesso ragionamento lo dobbiamo fare dovunque si trovi una parola uguale a quella. Quindi se non regge in altri punti la stessa parola, allora io devo rimodulare l'intendimento anche in altri punti, capite? Ma la stessa cosa avviene anche con la parola preconoscere di Romani 8, 29, 30, adesso non mi ricordo quale versetto. Dio li ha preconosciuti, non vuol dire che li ha conosciuti prima, nel senso di conoscere, no? Sapere chi sono, ma vuol dire amati su quale ha riposto affetto, e questo lo comprendiamo dai vari altri versetti e dal perché non può essere in quella maniera, assolutamente non può essere in quella maniera. Cosa ci fa capire tutto questo? Che la terminologia biblica a volte si riferisce espressamente al significato in lingua italiana che di solito si danno alle parole, ma altre volte usando la stessa parola però vuole intendere qualcos'altro. Quindi noi ci dobbiamo applicare a capire anche questo. Quando quella parola scritta vuole dire solo quello che è scritto, cioè ha il significato di quella in italiano di quella parola, oppure quando invece può dire o vuole dire qualcosa d'altro. Quando nel contesto il significato non combacia, allora sicuramente dobbiamo cercarne un altro significato, capite? Perché ricordatevi sempre che la somma della parola è verità. Quindi quando noi diamo un principio, una spiegazione, ci focalizziamo molto su una parola, questa poi deve reggere in tutti gli altri punti in cui troviamo quella parola. Quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti e trovare e fare uno studio approfondito di quello che vogliamo parlare o dire, altrimenti ci troviamo a dire da una parte su una parola ci troviamo a dire un concetto, dall'altra il concetto opposto, usando sempre la stessa parola, cosa che non è assolutamente possibile. Quindi abbiamo visto che la parola sopra di voi
non esclude, non può, non deve e non può escludere il fatto che lo Spirito Santo era dentro di loro. E l'abbiamo dimostrato, no? Sia col passo di Romani 10,8, perché anche sulla parola della fede, anche la giustizia di Dio mediante la fede era presso la loro bocca, era presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore, quindi anche dentro, vedi, questo presso di te non vuol dire che esclusivamente era fuori. Poi abbiamo visto anche il passo di Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 17, dove c'è scritto che, e qui stiamo parlando proprio di spandere lo spirito, no? Io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Ma questo sopra ogni carne cosa vuol dire? Che rimane sopra? Che non entra dentro? Sì, noi dalla somma della parola sappiamo invece che lo Spirito Santo è entrato dentro e ha riempito i vasi di terra, no? Che erano i circa 120 e tutti gli altri che poi sono stati ancora battezzati con lo Spirito Santo e hanno parlato in lingue, in altre lingue. Quindi non si può utilizzare, non si può fare quel tipo di ragionamento, è sbagliato fare quel ragionamento che fanno e privare e dire che praticamente erano privi di Spirito Santo quelli che avevano creduto in Gesù prima della sua risurrezione. Cioè, non è corretto dire questo, come non è neanche corretto dire che lo Spirito Santo nel Vecchio Testamento andava e veniva. Ma se ne andava, però diventavano carnali nuovamente, sottoposti a tutti i peccati di tutti, alle stesse tentazioni e peccati di tutti gli altri che non avevano lo Spirito e che non erano servitori di Dio. Quindi non ha assolutamente senso, infatti abbiamo visto qualche passo che assolutamente non ci fa capire in nessuna maniera che lo Spirito Santo andava e veniva, anzi, sono passi che ci hanno fatto capire che lo Spirito Santo dimorava in Mosè e anche in Davide in maniera fissa, continuativa. Infatti Davide nel Salmo 51 ha chiesto di non toglierglielo a Dio. Altrimenti avrebbe detto di darglielo ancora, non di non toglierglielo, se andava e veniva. Quindi, questo era il messaggio che volevo darvi questa sera per farvi capire l'opera dello Spirito Santo, che tra il vecchio e il nuovo non è che ci sia tutta questa differenza e soprattutto che, insomma, lo Spirito Santo operava anche prima della risurrezione di Gesù nel rigenerare e far credere le persone. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.